Schiacciate, acrobazie, gag esilaranti e tanto divertimento. È lo show degli Harlem Globetrotters di scena al Palaflorio di Bari che ha risposto con il tutto esaurito. Un appuntamento davvero imperdibile. A queste latitudini non si vedono spesso spettacoli del genere. È una grande opportunità questa per la città. Abbiamo i ragazzi che sono a 3.000. Spero di ripetere questa esperienza al più presto. Una grandissima festa, speriamo che ce ne siano ancora altre. Una bella serata di allegria in un paese che in questo momento storico ha bisogno anche di gioia e di felicità. Una serata di festa impreziosita dai giocatori della selezione statunitense più famosa al mondo, che nei loro tour non dimenticano mai di regalare spettacolo e sorrisi, prima, durante e dopo l'esibizione. Gioco da 15 anni, ma sono negli Harlem Globetrotters da un anno. Credo che il basket sia un ottimo modo per tenere lontani i ragazzi dalla strada e restare lontani dai problemi. Bari mi piace, sono stata a fare un giro in città ieri sera e sono stata bene. Mi piace molto. Bari, come sempre, ha risposto con il calore che la contraddistingue. Non una sorpresa per gli organizzatori che più in generale, grazie a questo show, riscuotono successo praticamente ovunque. Merito dei Globetrotters, una selezione di giocatori straordinari, capaci non solo di stupire sotto il profilo tecnico, ma anche sotto l'aspetto dell'intrattenimento. La squadra è composta da differenti tipi di giocatori di pallacanestro. Ci sono i tiratori, giocatori che tirano da 9 metri, così, come se fosse la cosa più semplice del mondo. Abbiamo giocatori che sono più specializzati sulle schiacciate. Abbiamo degli showman che intrattengono il pubblico, quindi coinvolgono il pubblico. Bari ha sempre dimostrato un grande amore innanzitutto per il basket e poi storicamente i Globetrotter sono molto apprezzati a Bari, quindi sapevamo di scegliere una tappa sicura, diciamo.